Salve. Ho visto un Carpi abbastanza sulla buona strada. Abbiamo acquisito un discreto livello di condizione generale, sia fisica, atletica, ma anche e soprattutto tattica, la cosa che più mi interessava. Oggi abbiamo gestito bene le distanze, abbiamo gestito bene quelle che sono le nostre conoscenze tattiche, dalle quali non possiamo prescindere, perché noi siamo una squadra, deve giocare sempre la squadra. Siamo un collettivo che funziona quando tutti recitano bene la loro parte e si sacrificano, poi si gestisce bene anche la fatica, perché la fatica, se viene ripartita in parti uguali da tutti, è meno fatica, appunto. Se invece sbagliamo tenendo gli atteggiamenti più singoli, più da singoli che non da collettivo, è chiaro che andiamo in difficoltà. Quante probabilità, sempre in zona all'inizio del campionato, lei sia abbastanza moderatamente soddisfatto No, fin qui sono contento perché abbiamo fatto un lavoro molto intenso, molto impegnativo, i ragazzi hanno risposto con grande impegno e di questo abbiamo raggiunto anche un discreto, non voglio usare parole altisonanti o enfatizzare troppo il concetto, discreto grado di condizione, perché poi ci vogliono anche le partite per acquisire la migliore condizione. Una squadra non può essere all'inizio del campionato nella condizione migliore, ci vorranno 3, 4, 5 partite per acquisire bene i ritmi, poi la categoria è una categoria in cui si corre molto, quindi ci vuole un po' di tempo, però per quelle che sono le nostre caratteristiche, quelle che sono le nostre possibilità, siamo a un buon livello. Questa formazione potrebbe essere rivista a Livorno, per esempio, perché mancheranno Conca Sedigallo. Beh, Conca e Sedigallo non sono partiti nella formazione iniziale perché comunque sono squalificati. Quindi ci sono probabilità di vedere di nuovo Gatto o... Ma questo vediamo in settimana, io la formazione sono ancora 8 giorni di tempo. Chiaro che ho provato quelle che sono le alternative, ma è servito anche per testare un po' questi ragazzini, per valutare a che grado sono. E loro solo giocando possono migliorare, quindi diamo loro fiducia, a volte fanno bene, a volte meno bene, però di sicuro si acquisisce la personalità e una identità, una dimensione relativa alla categoria solo giocando. Posto Fabio, direi che Baglio è stato un po' risolto, sono 10 giorni che lavoro con voi e credo possa essere soddisfatto, Sì. anche se mi è parso che in alcuni frangenti può essere un po' vuoto rispetto ai compagni. Allora, intanto sono soddisfatto per come. E poi ero il primo test e lui non ha fatto la preparazione con noi, quindi io ho tirato un po' il collo finché ne aveva, anche perché volevo vedere fino a che punto potesse arrivare. Ma ha fatto bene la sua parte, poi magari a volte. Ma noi siamo una squadra che deve aggredire, pressare sempre in continuazione, ci sta che a volte uno va fuori. Meglio così, cioè mi pare qualche metro in più che non in meno. Quindi Oggi dobbiamo aspettare il primo tempo, soprattutto lo shooting guard stavano piuttosto bassi, rimanevano abbiamo giocato 5 e mezzo oggi perché comunque affrontavamo una squadra che è di categoria superiore. Non possiamo competere sul livello del palleggio in mezzo al campo. Allora gli esterni l'ho portati a sostegno dei centrocampisti per dare un maggiore equilibrio, una maggiore compattezza al centrocampo. No, ma io non faccio distinzione fra più o meno. Gatto ha fatto la sua partita, ha fatto bene, ha fatto cose buone, anche qualche errore l'ha commesso, però anche per lui, vale il discorso che ho fatto prima, ragazzino che esce la primavera, gioca la prima partita, diciamo, anche se non è di campionato, però è la prima esperienza, un tempo l'ha fatto dando tutto, secondo me, quindi dobbiamo essere contenti di quello che possono dare e avere pazienza perché noi dobbiamo lavorarci con questi ragazzini. Senza ovviamente che ci aspettiamo da rinfacciamenti, stracci anche da noi dimentichiamo i giocatori che ci era il capo, Beh, lo sanno tutti, no? Lo sappiamo tutti, meno male il direttore sta abbastanza esplicito, si cerca un difensore generale, si cerca un portiere, un centrocampista e uno o due esterni, insomma, ecco, un attaccante esterno e un attaccante esterno, quindi 4-5 persone dovrebbero arrivare. Poi
poi dopo il livello, la qualità è stata, sempre compatibilmente le nostre possibilità. L'importante però che hanno voglia, che vengano ragazzi motivati, perché qui non si può derogare a quelli che sono i nostri principi. Ho fatto un buon secondo tempo, soprattutto per mettermi nelle gambe. Poi con loro l'intensità è alta, visto che sono di una qualità superiore alla nostra. Però tutto sommato ce la siamo cavata come collettivo molto bene. Sì, dai, tutto sommato una buona gara. Mi aspetto di più, però siamo sulla buona strada. Sì, le mie caratteristiche sono la rapidità e poi il sacrificio ce lo metterò, visto che il mister ne chiede tanto quest'anno. Niente, io arrivo da una stagione in C con la Reggiana, quindi faccio un passo in avanti, mi metto a completa disposizione del gruppo, è un gruppo fantastico, a disposizione del mister, e niente, mi farò trovare pronto quando verrò chiamato in causa. No, noi siamo molto carichi, siamo consapevoli delle nostre qualità e quindi andiamo a Livorno, ci giochiamo la partita e poi quello che viene, sicuramente sarà una prova positiva. Io infatti sto lavorando duro proprio per cercare di non far sentire la mancanza di due giocatori importanti che sono squalificati e poi farà il mister le sue decisioni. Cioè, mi piace anche andare al tiro e fare gol, però sono portato di più a giocare con l'1-2, con la squadra. Quindi...